Carissimi fedeli, celebriamo oggi per la quindicesima volta questa Eucaristia come preghiera per i nostri cari travolti dall'indicibile disgrazia di cui i familiari anzitutto e tutta la realtà milanese e non solo ha pesantemente patito. Voglio, non potendo enumerare tutti, voglio ringraziare nella figura della Presidente Esapane Adele e in quella del superstite, ancora duramente provato, Padovano Pasquale, la presenza delle autorità civili, del sindaco, del rappresentante della regione, di tutti i sindaci, delle autorità militari, dei consoli stranieri, che ho visto in questi anni essere sempre attenti a rinnovare per il bene di tutti e come segno di grande civiltà la memoria di questa dolorosissima tragedia che investì la nostra città solo pochi giorni dopo il dramma delle Twin Towers. Il Santo Evangelo di oggi, che cerca di farci entrare, come sempre, la parola di Dio un po' più intimamente nel senso del gesto che stiamo celebrando, ci descrive una scena che noi abbiamo certamente nella memoria, la scena del momento finale della vita terrena premortale di Gesù. Sotto il crocifisso sono presenti le Marie, Maria sua madre, Maria di Cleopa, Maria di Magdala e il discepolo amato. Gesù è stremato, ha subito una passione molto violenta, a tal punto che il Vangelo ci dice che quando comunicarono a Pilato che era morto, Pilato si sorprese che fosse già morto. Normalmente i crocifissi duravano qualche ora di più e questo è certamente il segno dei grandi patimenti che furono inflitti a Gesù. Come prima cosa notiamo il verbo, non per gusto di retorica, ma per aiutare una nostra partecipazione più vera a questo gesto. Il verbo è forte, stavano, stabat mater. Denuncia una modalità di stare dentro quel trapasso, quel dolore, denuncia una presenza sotto la croce di Cristo molto ferma e fedele, una presenza straziata ma salda e inamovibile. Quello che avete fatto in tutti questi anni e continuate a fare per la memoria dei vostri cari così tragicamente scomparsi è della stessa natura, è un modo di stare saldo, straziato, ma nello stesso tempo fedele, deciso a non dimenticare, teso a costruire. Questo è il modo per vivere al meglio questa prova che non si rimargina e per far riverberare su tutta quanta la realtà milanese, non soltanto, il senso di quella indicibile tragedia. Ma la scena del Vangelo ci presenta anche un altro dato che voi avete imparato bene in questi anni. Moribondo Gesù, giunto alla fine, ha ancora la forza di dare vita alla comunità. Ecco tuo figlio, ecco tua madre, dice rispettivamente a Giovanni e a Maria, e
il Vangelo nota che il discepolo la prese con sé. Nasce una nuova parentela sotto la croce, come è nata una fraternità, un'amicizia tra tutti voi che avete perduto in modo così tragico i vostri cari. Gesù, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: donna, ecco tuo figlio. Poi disse al discepolo: ecco tua madre. Voi vi siete trattati in tutti questi anni e continuate a farlo secondo questa stessa relazione di amore, nel vincolo di comunione con i vostri cari. E avete voluto in questi anni costruire per non dimenticare. Questo è molto importante. Dicevamo prima, ed è la terza considerazione che l'arcivescovo vi lascia, dicevamo prima della modalità con cui Gesù partecipa del nostro dolore e con cui partecipa del vostro dolore. In fondo si può dire che Gesù non ha fatto tanti discorsi sul dolore, sulla morte. Non è venuto come un filosofo o come un uomo di scienza, di dottrina, per dare delle spiegazioni. Ha fatto molto di più, ha assunto il dolore e la morte su di sé. È sceso nell'abisso più profondo, si è svuotato totalmente non solo della sua divinità, ma dando la vita anche della sua umanità nel dolore e nella morte, perché il suo movimento di risurrezione potesse attrarre tutti noi verso il destino di gloria a cui siamo chiamati, a cui sono stati chiamati quel terribile mattino i nostri cari. Questo è molto importante e deve essere per noi radice vera e radice piena di consolazione. Se avete prestato attenzione, ma era impossibile non farlo perché la ripetizione del vocabolo era come un martellamento, in soli 4 versetti, nell'epistola di oggi, San Paolo ripete 8 volte la parola consolazione. 8 volte. Cioè questo sollevare l'animo e il cuore di chi è addolorato e ferito dentro una compagnia che noi sappiamo che non viene meno, che ci strappa la solitudine a cui tante volte il dolore subito sembra costringerci e ci spalanca all'unica strada per fare memoria vera dei nostri cari, che è la strada dell'edificazione ecclesiale e, con le debite distanze, sociale. In questo senso, quello che fa e continua ad operare il Comitato 8 ottobre è un grande segno per tutta la città, è un segno per la metropoli ambrosiana, ma non solo per le terre ambrosiane, come testimoniano i tanti gonfaloni, ma per tutti i comuni e per tutte le realtà europee che sono state purtroppo provate da quel disastro. Allora continuate in questa direzione. Facciamo memoria dei nostri cari non guardando al passato, facciamo memoria dei nostri cari guardando al futuro, sapendo che all'altra riva essi ci aspettano, e nel frattempo, come voi avete fatto, affrontiamo l'esistenza condividendo con amore i bisogni di chi è più provato, di chi è più segnato. E allora varrà anche per noi l'affermazione del versetto del Salmo che abbiamo pregato: nella tua casa, Signore, avrò la pace. Anche dentro una prova così terribile, anche se la ferita non si rimargina, tuttavia la pace è possibile se ci impegniamo a edificare con amore la vita della comunità cristiana e la vita delle nostre
realtà civili che, come tutti noi sappiamo, in modo particolare le autorità qui presenti, sono in un particolare e gravoso stadio qui in Europa di affaticamento, anche se non mancano proprio in Milano segni di risveglio. Allora affidiamo alla Madonna, affidiamo a lei che intercede, che sta in mezzo tra noi e Gesù, affidiamo il nostro dolore e affidiamo il nostro impegno responsabile. I nostri cari ci aspettano e noi vogliamo camminare nella pace verso quel luogo di nuove relazioni che è il paradiso. Non è una questione di tempo e di spazio, è una questione di relazioni piene e consapevoli. A questo noi cerchiamo di tendere con tutte le nostre forze per il bene nostro e per il bene di tutti i nostri fratelli uomini. Amen.